Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio partire da una frase, ovvero mangiare grassi vi fa ingrassare. Alto un attimo. I grassi sono fondamentali per il nostro corpo. Innanzitutto sono fondamentali a scopo energetico, sono fondamentali a scopo plastico perché aiutano comunque a costruire la membrana cellulare, sono fondamentali per quanto riguarda gli ormoni steroidei, sono fondamentali per il sistema cardiovascolare, sono fondamentali per una miriade di motivazioni al nostro organismo. Basti pensare che le nostre unghie e i nostri capelli sono composti da grassi, quindi capite la loro importanza. Ma allora perché viene detto che bisogna mangiare i grassi con moderazione? Perché viene detto che bisogna stare attenti? Perché vengono demonizzati? La risposta va ricercata nella loro composizione chimica. Vi spiego brevemente perché. Dovete sapere che una molecola di grassi è composta da pochi atomi di ossigeno rispetto agli atomi di idrogeno. Questo cosa comporta? Che la molecola sia una molecola disidratata. Essendo una molecola disidratata, ha un alto potere energetico, morale della favola, ha tante calorie. Se ci pensate, un grammo di grassi equivale a 9 kcal, mentre invece un grammo di proteine o un grammo di carboidrati ne ha solo 4, ne hanno meno della metà. Diciamo quindi che secondo me dovremmo parlare di densità calorica più che altro. Che cosa intendo? A parità di calorie, un cucchiaio di olio d'oliva sono 100 kcal, un'insalata mista scondita sono 100 calorie. Vi riempie di più un cucchiaio d'olio o vi riempie più un'insalata mista? Vi riempie di più un cioccolatino? Questo qua tondo è perché è della Lindt, sono quelli che mi piacciono a me. Oppure una bistecca di petto di pollo? Per densità calorica appunto io mi riferisco al volume proprio in sé dell'alimento. Io quando sono sazia ho lo stomaco pieno, che poi io abbia nello stomaco 1000 calorie, 50, 100, 200, quando in quel momento io ho lo stomaco pieno, sono piena. Se voglio stare leggera ma voglio al tempo stesso essere sazia, magari tendo a ridurre i grassi aumentando i carboidrati e le proteine. Ma è una questione di equilibrio, non demonizzo i grassi, anzi, olio di cocco, avocado, burro di arachidi. Olio d'oliva personalmente ne utilizzo poco, però mandorle, noci, frutta secca in generale sono fondamentali. Quindi non fatevi problemi ad utilizzarli, usateli con moderazione, vuol dire non mangiate solo quelli, altrimenti non mangiate inutilmente calorie, perché vi sfido io, volete fare un pasto di 500 calorie? Esempio, benissimo, vi mangiate un piatto di pasta o vi mangiate 5 cucchiai di olio? Sappiamo tutti qual è la risposta, no? Quindi ragazzi, ricordatevi dell'importanza dei grassi, che è la medesima dei carboidrati e delle proteine. Dovete avere il giusto equilibrio. Mettiamo da parte questo argomento, volevo parlarvi di un'altra cosa che forse per alcuni può essere banale, ma per altri no. Siate pazienti però perché sto impazzendo dal caldo, sto facendo veramente veramente fatica a fare questo video, ma ci tenevo comunque a registrarlo e a condividere con voi quelli che sono, diciamo, i miei pensieri. Di cos'altro vi volevo parlare? Vi volevo parlare del peso e del grasso. Che cosa intendo dire? Sento tante ragazze che tutte le mattine si pesano e fin lì, vabbè. Il problema qual è? Che se una mattina pesandosi si rendono conto che pesano 1 chilo, 2 chili, 3 chili può capitare in più del giorno prima, spengono completamente il cervello, dicono sono ingrassata, sto mangiando male, ho fatto schifo, non so cosa ho combinato, si chiudono la bocca, non mangiano più niente, iniziano a correre, andare in palestra, correre, muoversi per bruciare. Ora, mi sembra un comportamento razionale? No. Eppure, tanti lo fanno. Perché fanno questo? Perché non si ricordano di una cosa fondamentale, ovvero che ci sono mille ragioni per cui una persona si può svegliare al mattino, pesarsi lo stesso giorno,
pesarsi la stessa ora della mattina e pesare di più o di meno del giorno precedente. Le motivazioni possono essere svariate, dalle più banali, esempio non sei andato in bagno, oppure hai mangiato tardi la sera prima e quindi hai il tuo stomaco ancora più pieno del solito, oppure ti sei svegliato più presto del solito e quindi il tuo corpo non ha avuto il tempo di digerire come fa di solito e ci mette un pochettino più tempo, quindi hai ancora lo stomaco pieno, oppure sei stressato. Se sei stressato, il tuo corpo trattiene i liquidi, trattenendo i liquidi ovviamente pesi un pochettino di più. Sono tutti esempi banali, ma tutti questi non vuol dire che siamo ingrassati. Dobbiamo ricordarci di una cosa fondamentale, ossia che oltre che tutte queste motivazioni, anche banali che vi ho detto, e tutte le altre motivazioni che vi verranno in mente per cui una persona la mattina si può svegliare e pesare di più, la perdita di peso e quindi la perdita di grasso non è regolare come noi vorremmo che sia. Cosa intendo? Che se voi avete un protocollo, fra virgolette, alimentare, o semplicemente mangiate bene, state attenti a quello che mangiate, e se vi allenate costantemente, la vostra perdita di grasso non sarà costante. Il nostro corpo non dimagrisce come noi vorremmo. Noi sempre pensiamo che il corpo dimagrisce così, perde grasso così. Ovvero, quando andiamo avanti nel tempo ne perdi. No, il nostro corpo fa questo. Lo perde così. È una sorta di linea a zig zag. Si spera tendente verso il basso, quindi che continua a scendere. Che fa sì che noi perdiamo grasso più lentamente, non costantemente. Perché vi continuo a ripetere queste cose in questo video? Sembro una pazza, ma vi ripeto che c'ho anche caldo, quindi un pochettino sto impazzendo. Perché dovete cercare di essere razionali, dovete cercare di focalizzarvi su un obiettivo a lungo periodo e non sul breve. Perché è difficile, perché tanti di noi quando entrano in questo percorso, cercano comunque di avere degli obiettivi, avere uno stile di vita sano, portare avanti questi obiettivi e non li vedono raggiungere subito, spengono il cervello, spengono tutto, si arrendono. Lo dico perché anch'io a volte lo faccio. A volte mi capita di svegliarmi, mi peso e dico no, oggi peso di più. Poi mi fermo, mi guardo allo specchio e mi dico ok, Ilaria, pesi di più, ma perché? Per come? Trovo la ragione, dico vabbè, fa niente, e guardo nel lungo periodo. Per quello che negli altri video vi dico, non pesatevi ogni giorno, non pesatevi ogni settimana, pesatevi una volta ogni 2 o 3 settimane, magari una volta al mese. I risultati li vedrete comunque, ma non cadrete, fra virgolette, in questo trip, direi, mentale, per cui vi porta ad arrendervi. Tutto qua. Non vedrete questo sali scendi, ma vedrete più una cosa regolare. Diciamo che gli obiettivi di questo video per me erano 2. Il primo era quello di spiegarvi in maniera molto semplice l'importanza dei grassi per il nostro corpo. Il secondo punto era quello che il nostro corpo ha una capacità di adattamento rapidissima e quindi noi non avremo mai una perdita di peso regolare, ma sarà sempre abbastanza altalenante, la vedremo regolare solo nel lungo periodo. Io sinceramente ci tengo a far sì che i miei messaggi siano semplici, non mi va di riempirvi di paroloni, cose tecniche, eccetera eccetera. Mi piace essere abbastanza semplice, schematica e spiegarvi in poche parole il succo delle questioni. Se invece magari avete piacere di approfondire di più le cose, avere magari qualche informazione in più, eccetera, commentate qui sotto, che sicuramente ci farà piacere a me e a Cristian darvi tutte le risposte di cui avete bisogno o di cui siete curiosi. E magari darete anche voi delle informazioni a noi che non sappiamo ancora. Quindi ragazzi, se vi va, commentate qui sotto, così iniziamo un po' un confronto reciproco, che sicuramente ci darete tante informazioni in più che ancora non sappiamo. E niente ragazzi, mi raccomando, ricordate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!